Oggi l'ultimo che smette di guidare vince 1000 euro. Ma questa sfida sarà un po' diversa dalle altre, perché abbiamo tre concorrenti. Abbiamo il migliore, cioè Zerbi, nel suo nuovo monopattino elettrico personalizzato che vedrete bene dopo. Zerbian Sister in bici. E poi c'è Zerbian Papi, che ha preso la patente da circa 2 settimane, ma si sente veramente un gran figo. Ragazzi, siete tutti pronti? Io sono prontissima, non so voi. Sei mai andato in bici almeno una volta in vita tua? Una? No. Papà, tu hai mai guidato una macchina? Ragazzi, ma che sfida è contro la C3XY WS2? Macchina, ragazzi, fortissima, famosissima. Però non vi ho detto che per vincere e rimanere sulla macchina dovete fare delle challenge. E chi vince le challenge avrà ovviamente dei soldi. Quindi, iniziamo subito con la prima. La prima sfida sarà molto semplice. Qui ho una palla. Dall'altra parte invece c'è un cestino posizionato. Mentre andiamo alla massima velocità che riusciamo, dobbiamo prendere la palla e lanciarla all'interno del cestino. Abbiamo 2 tentativi, possiamo avvicinarci quanto vogliamo. Chi riesce vince 50 euro ogni volta che la palla entra. Ragazzi, Zerbian Sister sta per arrivare, il primo concorrente. Sicuramente adesso cade con una... Ma dov'è la palla? Ma che cazzo? Sarà ma che cazzo? Sarà ma che cazzo? Attenzione, attenzione, attenzione. Che tiro da mezza sega, dal di là del giardino. Ma la palla è in mano questa volta. Sposta, sposta, spostati. Aspettate. Veloce, non puoi fermarti, non puoi fermarti, non puoi fermarti. Ma che sega, ma come si fa a essere... Zerbian Papi, vuoi commentare? Incredibile, non ci avrei scommesso neanche una lira che l'avrebbe buttata dentro. Secondo me non ce la fa, raga. Cioè, tu sei scarsa, ma questo è peggio sì, di te. Questo è peggio di te. Vai, sì. vai. Abbiate fiducia. Oh, veloce. Oh, velocità, come me. Vai. Sei di una scarsa. Sta arrivando il peggiore. Vai. Zitti. Neanche se... No! Visto che su Instagram un sacco di voi me lo stanno chiedendo, guardate che bolide mi ha mandato l'azienda bici e monopattini elettrici, il Kugo M4 Pro. Ragazzi, una bomba, si accende addirittura con la chiave. Incredibile, ma questo è un cruscotto che è meglio della macchina. Lo so, ma infatti è assurdo. E ragazzi, io vi dico anche un'altra cosa: se voi volete acquistarlo, link in descrizione, col codice ZERBI50 avrete un ulteriore sconto di 50 euro. Ma allora io mi faccio mandare una iBike. Sta arrivando ora Zerbian Papi. Vai! Raga, io ve lo giuro che se lo prende lui in macchina, che la cosa più difficile sarebbe clamoroso. Cioè, arriva! Sì. Vai! No! Oh! Secondo tentativo, guarda che il primo di poco. Non era male, non era male, vieni, vai! Vieni, vieni! Raga, sta arrivando! Gestino, guarda con la mano fuori, guarda con la mano fuori! Guarda con la mano fuori! Vai! Vai! Oh! No! L'ha messo! Non ci credo! Non ci credo neanche. Ma secondo me con la macchina è più facile. Come fa ad essere più facile? È vero però. Voi perché... non avete rallentato così tanto. E lui può andare anche con una mano perché accelera col piede. Vabbè, 50 euro per Zerbian Papi. Seconda sfida, monopattino elettrico contro macchina contro bicicletta. Chi sarà il vincitore, papà? Di straccio come delle sansarolle. Guarda che questo monopattino qui ha un'accelerazione da 0 a 35 di 4 secondi, ragazzi. Guardate che io ho una forza nelle gambe. Ma stai zitto, distingo giù. Iniziamo, il primo che parte da questa linea qui e arriva al palo lì in fondo. 3, 2, 1, via! Incredibile! Basta! Credo! Io ho annientato! Prima è Sara, secondo me. Ti ho massacrato! Massacrato! Sul tratto corto il monopattino più ripreso. Però, allora, se no, fosse stato un po' più lunga, avresti vinto te, dico la verità. La turbo iniezione magnetica. Sì. Ragazzi, 50 euro costa. Vabbè, ragazzi, fate schifo, sono più forte io come al solito. Terza challenge, molto semplice. Prendiamo un po' d'acqua e la mettiamo all'interno del bicchiere. La mettiamo, ragazzi, fino... All'orlo. Guardate qua, praticamente all'orlo. Il pennarello marrone sta a segnare dov'è l'acqua adesso, che è esattamente, ragazzi, in questo punto qua. Noi possiamo andare piano quanto vogliamo, ovviamente un minimo dobbiamo andare veloci. Bisogna cercare di arrivare dall'altra parte col bicchiere in mano, quindi senza far cadere l'acqua. Chi fa cadere più acqua? Come faccio? Ha perso. Sai cosa ti dico, come fai? Affari tuoi. Bravissima. Ho messo la marcia 1. Vado, sto per partire. Fermi. Fermi. Come faccio? Fermi, a fermi, fermi, mi sta cadendo tutta. Stai fermo. Cavolo. Luca, tra un po' non ce n'è più. Sta per finire il bicchiere. Non è possibile. Ok, è andato okay. Molto bene, bravo. E fermo. Oh! Ma che challenge di me? Vai. Dai che la finiamo tutta. Il bicchiere qui poteva essere un po' più grosso. Ma c'è il cavalletto alzato. Sto per arrivare. Cioè, col cavalletto alzato addirittura. Cioè, ma non è possibile. Cioè, ragazzi, io che sono il rosso, il segno era qui.
io sono qui. Cioè, praticamente è come se l'avesse bevuta tutta. Vai, segna il punto. Il punto in che è arrivato Luca. Che schifezza alla fine. Che forte che sei. Okay. Bravo Luca, bravo. Mio papi vuole fare il controscherzo. Vai. Non è che è rimasta, gliela tiro in faccia, sì, adesso. Beh, guardate, sì, bene, sì, la faccia da piccio che fa. Questa è la durata cosa del video, è l'ultimo che scende. No, perché ti vedevamo un po' addormentato, volevamo svegliarti. Che guardate scherzo, la faccia. Che scherzo di me. Poco vendicativo, No. Vado. Vai, vai. Non ci credo, non ci credo. Neanche una goccia. Non ci credo. Non è possibile. Oh ragazzi, il cameraman non ce la fa a correre con la telecamera. Guarda, ha la mano molto stabile, è una donna. No! Ma perché? No! Chi è che stai cercata? Chi è che stai cercata? Perché va a finire? No! Chi è che stai cercata? E tutti i nostri video finiscono sempre così. Chi è che stai cercando? Ragazzi, ma quanto è bello sto manipattino. Allora papà, ti passo il bicchiere. Sì. Devi andare un po' veloce. Dai. Un po' veloce. Tranquillo. Non ci posso credere. No ragazzi, non ci posso credere. Guarda dove è andato, guarda, sta facendo il figo. Ovvio, la macchina è la più facile di tutti. Io col monopattino ero così. Non è che stiamo trovando delle scuse. Non è che stiamo trovando delle scuse. Fammi vedere perché il bicchiere, papi è più forte, no, l'ha riempito. Avevi dell'altra acqua in macchina? Fa vedere. No, abbassa, avevo altra acqua in macchina. Esci dalla macchina. Ma quale acqua? Esci dalla macchina. Puoi controllare se avevi altra acqua. Esci, no. Infame che non sei altro. So, no, che tu... Non c'è. No, lo so che tu... No, no. Eccolo là. Ti giuro che stanotte ti lavo. Stanotte ti lavo con il. Con sarà la questa volta lo sapevo. No. Con la benzina ti lavo. Comunque, guardando il bicchiere, con mio grande dispiacere, ha vinto Sara. Incredibile. La migliore. Non ho la voce, ci sono. Quando ok. Quando vince, ragazzi, è classico di Sara. Emozionata, emozionata. Esatto. Comunque, pensandoci ora, io ne ho vinta una, quella della velocità. Tu hai vinto quella del canestro e tu hai vinto quell'altra. Siamo tutti a un punto. Sfida finale. Chi fa questa? Vince tutto e soprattutto anche i soldi, perché in questo giardino c'ho una busta con dentro i 1000 euro del vincitore. Oh, che non la... troveremo mai, Dio buono. Esatto, sono nascosta io. 5000 metri quadri di spiazzale. Chi la trova in 10 minuti vince i 1000 euro. Ma in macchina, scusa, in bici, sì, ovviamente tutti dobbiamo usare i nostri mezzi. Ah. 3, 2, 1, la sfida è iniziata. Andate alle vostre cose, vai alla macchina, vai alla macchina, vai alla macchina. La sfida è iniziata, la sfida è iniziata. No, ferma, di Sara, non ti puoi mai fermare, eh? Dove l'hai messa? Ma te lo vengo a dire a te. Io non mi posso mai fermare, posso andare. Tu sei l'ultima persona andare... a cui lo direi. Allora, non mi posso fermare, però posso andare piano. Intanto vorrei capire perché il papà e Sara sono entrambi lì. Guarda, guarda, una macchina e una. Non è che si sono alleati loro, guarda, contro di te. Ma solo una cosa, l'hai messa in un cespuglio, tipo. Ma non ti dico niente. Non l'hai messa, non puoi dire neanche se l'hai messa in un cespuglio. Non ti dico niente, devi cercare tu. Luci, dove l'hai messa? Ti do a metà, ti do, facciamo come metà, al palio di Siena. Mi stai che poi, corrompendo? Esatto, come al palio di Siena. Ti do metà della vincita se mi dici dove la busta. No, te lo posso dire, non perdere tempo che sennò gli altri la cercano. Nell'erba si allora stai andando dalla parte opposta. Ci sei cascata, Zerbia papi, non posso dirlo. Secondo me Sara è molto più sveglia di voi due messi insieme, ce la farà a trovarla. L'ha trovata? L'ha trovata te l'ho detto che l'ha trovata. Grande. È una donna, ma ragazzi, dov'è? È 100 volte dove più sveglia di voi. Non grande, ci posso Sara. Sara è l'unica che non ha cercato di corrompermi ed è l'unica che l'ha trovato. Fa vedere. Sei bellissima, bravissima, intelligentissima, troppo. In conclusione, vi ricordo che se volete acquistare questo fantastico monopattino, link in descrizione, codice Zerbi50 per avere un 50 euro di sconto.